Buonasera, qui in diretta dal luppolo di Roletto Entropy Fest, la serata finalissimissima dei gruppi originali. E siamo qui con il primo gruppo che sono andato questa sera in ordine di apparizione, i Kuma! Ciao a tutti! Buonasera! Quindi cominciamo, allora, prima domanda, allora. Avete studiato? Speriamo. Siete preparati? Non sono preparato, non sono studiato. Come okay, per 100 settembre. Andate solo a barbabietola da zucchero e... Esatto, quello è un must, sei politico. Allora, ciao anche a te. Innanzitutto in questo splendido cornice del parcheggio del luppolo, con macchine che vanno e vengono e che sfasciano i vasi eccetera eccetera, lampioni, macchine che passano, non potevamo chiedere di meglio. Cominciamo con la primissima domanda, quindi presentatevi uno per uno, nome e strumento. Vai. Marco, voce, tastiere, flauto, di tutto. Citofono. Mane e basso. Fa, batteria e voce. Ale, chitarra e voce ogni tanto. E voce. Quando ce l'ha? Ogni tanto. Bene, allora, innanzitutto, allora, primissima domanda. Cosa avete, diciamo, cose, progetti futuri, cose in cantiere, cose in uscita, cose che a breve vedremo sui nostri monitor e nelle nostre orecchie? A breve sui vostri monitor e sui vostri video vedrete il nostro video di Akaito che dovrebbe uscire la prossima settimana, quindi tutti caldi ai monitor, prendetevi da mangiare, mettetevi lì, fatevi sgridare da vostra madre che mangiate al computer, perché è importante questa cosa. E poi in futuro, nel futuro un po' meno prossimo, c'è in programma un EP digitale che dobbiamo iniziare a registrare, quindi cose per le vostre orecchie ce ne saranno, poi date future che dobbiamo ancora aggiornare il calendario, quindi cose in cantiere ce ne sono. Un'etichetta per pezzi nuovi. Tanta roba. Abbiamo un altro pezzo in cantiere. Un EP. Ottimo. In lavorazione. Detto. Poi un'altra cosa viene, diciamo, essendo qua, spontaneamente dico questo: la vostra esperienza all'Entropy Fest 2017, quindi come avete cominciato, cosa vi aspettavate, cosa avete provato, com'è andata, aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Io comincio, poi qualcuno continua. L'esperienza è stata positivissima. Noi abbiamo iniziato con la curiosità di vedere come sarebbe andata, perché ha attirato gruppi da ogni dove, gruppi bravissimi tra l'altro, quindi noi per primi non ci saremmo mai aspettati di arrivare. Non ci aspettavamo così di superare le semifinali, le selezioni dei iniziali, dico, ma perché pensavamo che sarebbe stata molto difficile, perché gruppi bravissimi sono arrivati, non solo dal provincia di Torino, quindi la situazione era quella che era, invece siamo arrivati fin qua, quindi direi che abbiamo trovato accoglienza, gruppi, abbiamo avuto l'occasione di conoscerne, esperienza positivissima. Se si rifarà il prossimo anno saremo contenti tutti, poi bisogna vedere se si vince o no, perché a seconda di se si vince o no, questo pregiudica la partecipazione del prossimo anno, quindi vediamo, dico. Però comunque quest'anno è stata molto positiva l'esperienza. Ottimo. Abbiamo una macchina che si sta per spostare, quindi ci spostiamo leggermente anche noi. Questo è il bello della diretta, amici ascoltatori. Avremo una fonte di illuminazione in più, quindi adesso che si accende la macchina qua vicino a noi, eccolo. Lì devi stare fermo lì. L'occhio di bue. E dunque, in conclusione, diciamo, allora, prossime date. Prossima data è al 22 al Plan B di Porte per le finali del contest di Porte. Poi abbiamo molto in là a settembre le finali dell'Aritmia. A Saluzzo. Ecco, prima ancora una data a Crisolo per la festa della musica che si è organizzata per la festa patronale, quindi andremo sulle montagne. E soprattutto, se volete ancora supportare la scena locale e i locali, che quelli che valgono qualcosa, il padiglione 14 che ha subito un furto, e per chi conosce un po' la scena sa che ha appunto avuto questa perdita, qua ci sarà un festival in beneficenza per il locale a cui partecipiamo, che è il 29 di questo mese. L'ex manicomio di Collegno, quindi siateci tutti, che è un bel posto. I fantasmi ci saranno, non mancate. Esatto, voi. I pazzi ci saranno. Sarà tutto quello che serve. Ottimo. Quindi direi che dal luppolo Entropy Fest 2017 è tutto. Ringraziamo Ikuma per la testimonianza, auguriamo grazie il a meglio voi. È il meglio di questa serata, faremo vedere. Speriamo.
sta suonando l'altro gruppo, arrivando alla finale avremo anche una piccola diretta alla fine alle premiazioni, quindi vediamo tutto quello che succede. Vedremo. Da Roletto è tutto, ciao a tutti da me e dai Kuma, l'operatore Andrea, grazie ancora. E seguiteci ancora, Pinarò Web Radio, Pinarò Rock, ciao a tutti.